Benvenuti in questo breve video nel quale vedremo come attivare una utenza, cioè dire un account G Suite Educational. Il nostro argomento dunque sarà come attivare una utenza appena creata appartenente a una G Suite Education. Per quale motivo? Perché sia nelle scuole sia nei corsi di formazione che adoperano G Suite non è possibile usare la nostra posta Gmail, in quanto alcune operazioni non sarebbero consentite, quindi è necessario attivare l'utenza G Suite Educational. Ora vedremo in pochi passaggi, nel prossimo video, come poter attivare tale utenza. Eccoci dunque nel video tutorial nel quale vedremo come attivare l'utenza. Per prima cosa andiamo nel sito google.it, senza aver fatto l'accesso con nessun altro account nostro, magari Gmail. Lo vediamo perché in alto c'è un tasto Accedi. Nel caso avessimo un login attivo di Gmail, è conveniente la prima volta fare logout, quindi uscire da quella utenza. A quel punto clicchiamo su Accedi, inseriamo la nostra utenza, per esempio questa, Emiliano Nori, chiocciolacerticacademy.it, poi clicchiamo non su Crea account ma su Avanti. A questo punto dobbiamo inserire le credenziali, la password che ci sono state fornite o dalla scuola o dall'ente che organizza il corso. A quel punto sarà sufficiente cliccare di nuovo su Avanti. Per ragioni di sicurezza può essere inserito un codice come questo, eccolo qui. Ecco, a volte questi codici sono abbastanza difficilmente visibili, vediamo se si riesce. Qui ci chiede eventualmente se vogliamo salvare la password, noi possiamo anche provvedere a salvarla se lavoreremo sempre con lo stesso PC, se invece ci troviamo in una macchina non nostra, il cui uso è occasionale, conviene cliccare su Mai, io clicco su Salva. Bisogna accettare questi termini solo la prima volta, eccoli qua, io clicco su Accetta. A questo punto il sistema potrebbe chiedere anche una nuova password, perché la prima è una one time password, cioè la password che si inserisce solo al primo accesso. Questo passaggio può anche non esserci in base alle impostazioni dell'amministratore. Io mi invento una nuova password che ora provvedo a scrivere. La confermo. Con la cura che naturalmente sia digitata alla stessa maniera, cambio password ed ecco che l'account è pronto. Per andare a vedere la posta, clicco su Gmail, ecco qui, ed ecco che vedo tutta la mia posta. In questa maniera ho attivato l'account.